Dobbiamo parlare. Io quando sento questa frase da una donna mi preoccupo sempre. Scusi, Gerezzo. No, no, non è questo. Allora ti va di mangiare? Mi dai una mano? Faccio una frittata. Tu sbatti le uova. Uh-huh. E io taglio le zucchine. Oppure tu vuoi tagliare le zucchine e io sbatto le uova? No, no, io sbatto le uova. Va bene. Forse è meglio che togli il guscio. Dici? Ma secondo me... Ah. Facciamo una cosa, dai. Approfittiamo che sei qua. Facciamo un brindisi. Va bene. Eh? Mm. Ho scoperto anche io tardi che per fare la frittata ci volevano le uova. Di solito dopo il brindisi c'è il bacio. E che ci baciamo a fare? Il fotografo non ci sta. Che c'entra il fotografo? Tutte le volte che ci baciamo c'è sempre il fotografo. Lo so che ti servo per la beneficenza. Perché devi diventare famoso. Antonio. Mi dispiace. Io mi vergogno, ho sbagliato, lo so. Te lo stavo per dire. Quando me lo dici? Sono passati 2 mesi. Basta, non voglio essere più presa in giro. Sì, però... Adesso io... Io adesso potrei innamorarmi di te. Ora potrei, ancora, basta, Lady, basta. Perché fai così? È perché siamo diversi. Non è vero. Tu hai imparato a stare a corte. Io ho imparato i giorni tuoi, tu non hai imparato i giorni miei. E se ti dicessi di vivere la mia vita, che faccia faresti? Ecco, quella là, non mi dire più niente. Ho capito tutto. Siamo diversi. Che brutta parola, diversi, però. Perché diversi significa non amarsi. È l'amore che ci rende uguali. No? Che strano destino avete voi. Vi chiamate reali e poi siete così distanti dalla realtà.